Beh, lo spettacolo del mare è veramente affascinante, cattura l'occhio e stimola la fantasia. Un orizzonte così fa venire subito in mente i viaggi, le trasferte, ma anche il suo habitat, perché in questo mare c'è tanto, tanto habitat e con Cuochi di Bordo noi vogliamo enfatizzare quello che questo mare produce e grazie a quello che produce si innescano tanti meccanismi. Naturalmente il cibo, il buon cibo e quindi gli amanti della cucina marinara saranno estremamente stimolati anche dalle disquisizioni erudite dei nostri esperti che vi daranno utili informazioni. Parliamo oggi di canocchie e scorfani. Le prime, riconoscibili anche con altri nomi, nocchie, che è tipico del detto fanese, o anche più genericamente in tutto il Mediterraneo come cicale di mare. Ma le nocchie, che sono tanto tanto richieste e ricercate, no? Non soltanto nella cucina marinara familiare, ma anche di ristoranti, e figurano giustamente in buonissimi antipasti, ma anche in guazzetti, e un tempo non era assolutamente ricercata, tant'è che finiva soltanto nel rancio dei pescatori. Un rancio che ci ha tramandato anche una ricetta eccellente, quella di cuocerle in maniera molto elementare, in poche dita di acqua di mare, coperte con uno straccio imbevuto anch'esso di acqua di mare, ma diviso dalle canocchie da qualche foglia di alloro e poi un grosso peso sopra. Qualche minuto ed ecco che sono pronte lessate, ma con un sapore davvero da provare. Ma cosa serviva quell'alloro? Beh, era un'erba benedetta e su un cibo considerato assolutamente inferiore dava per il rancio dei pescatori una nota sicuramente di qualità dovuta al gusto. E poi lo scorfano, questo pesce, bellissimo anche se tradisce dal nome la scarpena, eccetera, non una, come dire, figurazione d'eccellenza, ma la bontà è indiscussa, saporoso e immancabile nei brodetti di qualità. Com'è andata questa Bene, uscita in mare? fantastica esperienza, i ragazzi sono stati bravissimi, mi hanno levato tutte le curiosità del caso, era la prima volta che mi capitava di andare sopra una vongolare. Anche per te è la prima volta. Noi con Cuochi di Bordo molte volte abbiamo fatto andare sulla barca lo chef per la prima volta, che insomma uno dice, ma il pesce che mi arriva al ristorante, come... Infatti, vederlo dal semplice sacchetto, pescarlo e vederlo proprio toccarlo con mano è tutta un'altra cosa. Cosa ti è piaciuto di più della vita del marinaio, diciamo? Ma un'esperienza un po' particolare, da come si organizzano, dalla raccolta delle vongole, realmente da capire come la calata, tutta la loro lavorazione, tutte le tempistiche che hanno per non perdere tempo, cioè si vede la passione che ci mettono e poi i due marinai sono stati veramente squisiti a levarmi tutte le curiosità del caso. È un po' come con la tua brigata in cucina, tutto deve essere ordinato, Programmato, sì. programmato, senza sbavature e perdite di tempo. Esatto. Insomma, Un'esperienza che se ricapita la rifarei la volentieri. rifaccio. Va bene, non si sa mai. Senti, adesso noi abbiamo un'altra opzione da fare, Sì. ovvero sia andare a comprare il pesce che poi dopo ci servirà per stasera. Là c'è un altro marinaio che ci attende, noi intanto andiamo, capiamo il pesce e facciamo le Vediamo cose. cosa prendere, Andiamo, va andiamo. bene. Qui. Ciao Lino, oh, voce. ciao, Oh, ciao, ciao, ciao.
Stefano. Andrea, Stefano. Del Borgo del Faro. Borgo del Faro. Ma tu tutti i giovedì qui. Lo so, il pesce fa bene, bisogna mangiarlo, prepararlo soprattutto. Prepararlo, quello senz'altro. Oggi cosa c'è? Lui è arrivato Aurora, arrivò dal peschereccio. Ah sì? Sì. Si è divertito come... Ma come un bambino, proprio. Bene, oggi i scorfanelli. Oggi ci sono gli scorfanetti. Facciamo gli scorfani, Sì, dai, gli scorfani sono belli, sono belli. Poi io vedo le canocchie là. Le nocchie. Le nocchie, come... Sì, possiamo fare un tempestino, due nocchiette. È un classico, no? Le vongole è un classico. Ispirazione momentanea, i scorfanelli, scorfanucci sono un po' piccolini, ci farei un bel primino. Ecco, un primino. Anche io, dai. Anche io ho la tradizione, lui farà l'innovazione, no? Sì, adesso ci vogliamo una. La canocchia invece, mille preparazioni anche sulla canocchia. Sì, primo antipasto. Canocchietta, però se facciamo il primo lì, ci facciamo un antipastino. Un antipasto, io magari farò qualcosa al forno. Scorfanetti e canocchie. Procediamo. Quelli bisogna stare attenti perché se datemi voi lo stop. Sì. Se ti pungono, diciamo, ti pungono, si piange con quelli. Si piange. Ma perché c'è come il pesceragno? Bastano altri due, butta su. Allora io direi di prendere le canocchie, sono belle, butta su un po'. 3 kg, dai. Butta su 3 kg di canocchie. Poi facciamo le vongole, le vogliamo prendere? Sì, dai. Vongole. Tutte? Abbondandum, sì. Quelle si mettono dappertutto, quindi non c'è problema. Come le fate le vongole? Le vongole, farò la poretta, pure dopo lui le mette un po' nel sugo. Io le metterò sempre un antipastino. Direi che i presupposti ci sono tutti per fare anche questa puntata di Cuochi di Bordo, piatti di grande gusto, di grande sapore, tradizione e innovazione che si divertono a essere messi vicino. Elibi, noi togliamo i disturbi, mi raccomando. Allora noi adesso andiamo al ristorante. Siamo tutti in ristorante, siamo pronti a preparare questi piatti. Allora andiamo. Andiamo. Dal momento che sta aumentando l'interesse del consumo del pesce crudo, è opportuno forse approfondire l'argomento. Il pesce crudo è una questione che può essere utilizzata presso il proprio domicilio o presso anche l'attività di ristorazione, però ci sono dei vincoli dal punto di vista sanitario che oggi, qualora si parli di un consumo di un pesce crudo o preparazioni praticamente crude, il prodotto deve essere abbattuto termicamente. Cosa si intende? Che deve essere sottoposto a un trattamento di congelamento di almeno temperatura meno 20 per 24 ore. Può essere fatto presso il proprio domicilio, presso l'attività di ristorazione o presso lo stabilimento di lavorazione. E qualora sia fatto dallo stabilimento deve essere certificato e nella filiera dell'ulteriore distribuzione documentata la cosa. Perché deve essere un prodotto crudo, deve essere abbattuto? Perché in alcuni casi ci possono essere dei parassiti. Alcuni si è sentito parlare la presenza di Anisakis, che è un parassita, un nematode che da sempre è esistito all'interno della cavità celomatica addominale di alcune specie ittiche più o meno con una concentrazione più o meno importante. Ma questo non è un problema, nel senso che con la congelazione è un trattamento di bonifica che lo elimina, che già è stato sicuramente asportato durante la fase di eviscerazione, per cui con l'eviscerazione il parassita era già stato asportato, con un trattamento di congelamento eventualmente viene garantita che non ci sia nessuna possibilità di un parassita all'interno delle masse muscolari del pesce che noi andremo a consumare. Quindi è un trattamento estremamente valido che è ormai obbligato dal punto di vista della comunità europea e della normativa italiana e deve essere effettuato da qualunque attività di somministrazione in cui vengono preparati questi piatti. Ciao Andrea, siamo stati catapultati direttamente nella cucina del Borgo del Faro. Okay. Allora, vedo che voi vi siete già assettati, vi siete già preparati gli ingredienti.
Adesso, cari amici di Cuochi di Bordo, vedete dalla banchina del porto, pesce comprato, portato qui, già mondato, sì. Già sistemato, due interpretazioni di ricetta, sì. Con i medesimi ingredienti. Questo è il giochino, tu ormai sei un esperto. Io faccio la tradizione. Te fai la tradizione e invece tu provi a fare l'innovazione. Okay. Allora, vedo che vi siete già portati avanti con un po' di canocchie e le bomboline, e anche tu con le canocchie. Tu farai una duplice preparazione. Diciamo di sì, sì. Allora iniziamo da te, perché cosa ti faccio vedere prima? Le vongole? Faccio una vongola, diciamo, proprio alla purezza. Velocissima. Allora, prima di tutto, anche a casa, insomma, prendete spunto, perché... Accendo il gas, metto un filo d'olio. Un filo d'olio. Per tutte le ricette. Metto, l'aglio, che è difficilissimo prenderlo, ecco. Schiaccio l'aglio. Ecco. C'è l'aglio, ci deve essere l'aglio. Poi, una buona tradizione. Vongole, ecco, due vongole, pepe, niente sale per chi la vongola è di suo salata, un po' di prezzemolo. Qui siamo proprio mi passi per consultare un po' di vino, un filo di vino. I cuochi ci si dà una mano, uno gli passa il sale, gli passa l'olio, un filo di vino, sfumata, ecco, vedi, la sfumatella. Questa è una preparazione che a casa i nostri amici ormai qui di Cuochi di Bordo ormai è semplice, è un classico. Non ci vuole niente, no? Ecco qua. Allora, mentre lui le porta avanti, perché giustamente qualche minuto ci vogliono, tu hai gli stessi ingredienti, però fai una ricetta diversa. Leggermente diversa. Più attuale. Va bene. Posso partire? Sì, come no, vediamo. Allora, il procedimento iniziale, diciamo, che è similare al tuo. Quindi la base è la medesima. Allora, tradizione vuole aglio. Purtroppo l'aglio ultimamente non viene molto usato e noi lo facciamo con un po' di cipolla e lo rendiamo un pochettino più leggero. Bene. Perché lui l'aglio ce la vede. L'aglio va benissimo nella tradizione. Sì, quello è giusto così. L'aglio va bene, va. L'aglio va bene. Fa anche bene, però. No? Un pochino di peperoncino. Ecco. Un pochettino di pepe. Un goccino di brodo. Per fare in modo... brodo di pesce. Fumetto. Quando avete gli scarti a casa del pesce, magari la testa, non buttateli via, perché si devono utilizzare. Il brodo di pesce, che poi dopo va usato. È il salvacondotto per tutti. Qualche minuto, anche tu gli dai una bella sfumata. Belle, veramente belle, molto belle, fantastiche. Anche qui hanno fatto la loro cremina. Sì, adesso quella si servirà per poi bagnarci le canocchie. Se no bollite così. Stefano sta già impiattando, nella terrina. Okay. Il sottughetto. Vai. Perfetto. E quindi questa è la tua prima parte, diciamo, di ricetta, la coccozzina la mettiamo a favore di telecamera, fantastico, veramente, già con così, bella bruschetta, quella bruschetta di pane, un po' d'aglio, quasi. Io ci metterei un po' d'aglio. Della bruschetta con l'aglio, la metti sotto e ci butti sopra le vongole che si imbibisce di tutto quello. Sì? Imbibisce. Le nostre vongoline si sono aperte e hanno fatto il sughetto giusto per insaporire le nostre canocchie. Ecco, tu hai fatto un'operazione prima di metterle in padella con queste canocchie, diciamolo, giusto per avere una traccia di quello che hai fatto. Appena arrivano, si prendono, si incalano in acqua bollente, 4-5 minuti in base a come ti servono, se decidi di cuocerle o no, e poi dopo uno le può usare come meglio crede. In questo caso io le uso come un po' tradizione, fatte bollite, però rivisitate un pochettino di
Quindi li tuffo nell'acqua bollente, si fermano e poi possiamo pulire. Poi dopo io ti faccio vedere, no? Ecco, dopo quando ho finito il piatto ti faccio come si pulisce. Allora, perfetto. Io sarei anche pronto per impiattare. Benissimo. Non so se devo impiattare o vogliamo impiattiamo. Vediamo la tua preparazione com'è. Direi che vongole e carote sono una bella unione. Siccome stiamo verso l'estate, gli diamo un po' di freschezza. Ecco qui il... Questa è della semplice acqua di pomodoro. E qui vado a dire a pomodoro fresco. L'acqua di pomodoro. E pomodoro fresco, quello rosso, sbollentato un minuto in acqua calda, poi passato subito in acqua fredda in modo che si ferma la cottura. Passato, una volta che sia stato spelato, si passa direttamente in un mini pinner da casa, se uno ce l'ha a casa. Sì. E lo si filtra in un colino in modo che rimane solo il succo del pomodoro e dà quella sensazione di freschezza. Ma siccome vogliamo stare proprio su ancora più freschi, ci mettiamo delle punte di burrata. E qui la creatività è l'unione un po' del mare, il latticino, no? E poi sempre perché siamo in estate, un po' di fiorellini che non guastano mai. Quindi colori, sapori, sensazioni, croccantezze. Però comunque gli ingredienti sono quelli che ci troviamo nei piatti di tutti i giorni. Però l'opera degli chef è proprio questa, cercare con qualche tecnica e con qualche accorgimento come quello dell'acqua di pomodoro di esaltare, giusto, sì, ancora di più la materia prima. Quindi il massimo della espressione e della territorialità. Allora, questa è la tua prima preparazione, però noi giustamente volevamo finire la sì, perché le canocchie, anche tu Stefano. Sì, adesso ti sposto queste le vongole. Come si fanno? Ti faccio vedere le canocchie. Le canocchie naturalmente erano crude, no? Allora, quando per non perderle, praticamente perché c'è una quarta molto delicata e si possono scolare molto facilmente, quando diciamo uno le compra e viene a casa, praticamente mette su una pentola d'acqua, quando bolle l'acqua si mutano giù. Ecco. Si mutano giù per un paio di minuti, 2, 3, 4 minuti e si scurano. E la canocchia, diciamo, non cambia colore. Cambia colore e rimane la sua carne, rimane soda perché non è cotta, però è fermata, praticamente. Okay. E qua per pulirle praticamente si prende la canocchia, una volta ecco, diciamo, no, quasi cotta, si toglie tutto intorno fino la punta, si gira, ecco, si riprende, diciamo, l'altro lato, si toglie. Anche lì si va fino alla punta. Poi quando, ecco, questa vedi, viene via tutto il carapace sopra, diciamo, e la canocchia, questa qui, è pronta per mangiare. Uno la può fare lessata, conditare, oppure può fare arrosto, può fare come vuole quello. Tu hai, il tu hai pensato, per rimanere nella tradizione, a una classica preparazione. Sì, ho fatto questo tipo di discorso, l'ho fermata, l'ho aperta, l'ho tolto il carapace, poi ho fatto una mollica di pane condita con sale, pepe, prezzemolo, e con questa mollica ci vado, diciamo, sopra le canocchie, un filo d'olio, le metto in forno che già quasi sono cotte, le metto in forno un quarto, 10 minuti, 12-13 minuti per fare brustolire un po' la mollica del pane. È a posto, questa è la loro canocchia. È a posto. Quindi, tradizione, o se vogliamo cucina casereccia, con le canocchie al forno, alla griglia, come vogliamo dire, insomma nella placchetta nel forno, con la mollica del pane, un classico della nostra cucina locale, e le vongole alla puretta nel massimo della semplicità. Invece adesso qui siamo stati, dopo lo degusteremo, il piatto un po' rivisitato, creativo. Però adesso abbiamo la seconda parte, perché l'altro pesce che ci siamo portati via erano gli scorfanetti. Diventano anche grossi. Erano piccoli. Erano gli scorfa netti. Qualche minuto, riassettiamo la cucina, ci ripresentiamo con la seconda preparazione di Cuochi di Bordo per questa puntata dal Borgo del Faro. Ebbene, come per magia abbiamo rassettato un po' la cucina e siamo pronti per l'altra preparazione, che riguarda
L'altro elemento della nostra spesa, ovvero sia il... Gli scorfanelli. Gli scorfanelli. Lo scorfano, però scorfanelli. Piccolo, gli scorfanelli. Cioè, scorfanelli. Detto che noi siamo gli orfanelli. Gli scorfanelli. Scorfano è brutto e piccolino. Buono. Allora, Stefano, allora, interpretazione io, della... Allora, io prima di tutto butto giù la pasta, che tanto ci vuole 7-8 minuti. Che pasta hai scelto? Delle tagliatelline. Tagliatelline. Delle tagliatelline, le butto giù la pasta. Metto l'olio sempre. Extra vergine di oliva, olio, mi raccomando. Ecco, poi un po' di cipolla nel fondo. Questo è un sugo da primo, quindi da primo, e un po' di aglio. Ecco, aglio tritato. Aglio tritato. Sì. Poi prendo un po' di polpa, un pochettino di polpa. Ecco, questo è il filetto dello scorfanello, diciamo così, tritato. Filettato, diciamo, filettato e rodato, no? Faccio andare un minuto, uno squizzettino di vino. Adesso metto un po' di salsa di pomodoro. Allora, qui ci siamo. Già la pasta la posso addirittura... Essendo pasta fresca, l'uovo, sì, un po' si di venite di cuocere un po' di padella. Ecco qua. Una giusta proporzione tra sugo e pasta. Posso anche zappare qua. Impiattiamo. Come sempre, grandi profumi, grandi aromi, semplicità. Anche tu vedo però che ti sei preparato, sì, un sauté e l'acqua che vuole, quindi anche tu, diciamo, andiamo con il primo. Andiamo col primo. Allora, partiamo sempre col buttare giù la pasta, così almeno mentre cuoce apriamo la nostra base. Il colore, io ho optato, per una chitarrina nera di seppia, in modo che giochiamo molto sui colori. Sui colori. Perché rispetto a ste, io lo faccio completamente bianco e non con salsa di pomodoro, ecco, in modo che giochiamo di più con un discorso di colori quando impiatteremo. Sì. Allora, io lo elaboro in due situazioni la mia base. Una prima, che sarà del pesce appena scottato da poter mettere sopra come decorazione, e l'altro che è la base che userò per, diciamo, insaporire tutta la pasta. Utilizzerai poi gli scorfanelli nelli piccolini, da appena scottare, cuocere, lasciare possibilmente completamente interi. Dalla parte della pelle. Prima dalla parte della pelle. Usiamo tre. Usiamo proprio un goccino appena per... Per già questo... Evaporato, no? Questo siamo a posto, lo appoggiamo a parte, in modo che lo useremo dopo per impiattare. Adesso andiamo con la base vera e propria del piatto. Senti, il nero di seppia, al di là dell'effetto cromatico, però penso che abbia anche incide anche sul gusto, sul finale. Sì, sì, se è nero di seppia, ecco. Nero di seppia, sì. Sì, cioè diciamo quello originale si sente. Si sente. Qui i pomodorini li hai lasciati grossolani. Ecco l'acqua. Una dadolata di pomodorini. Un solo colore era un po' scarso, mettiamo un po' di verde. Un po' di verde, quindi queste sono taccole. Bravissime. Ormai che non sono i piselli, sono un'altra cosa. E col pesce hai trovato un abbinamento buono, diciamo. Sì. La taccola col pesce ci dice. A me, a mio gusto, piace. Beh, logico, chiaro. Che... Poi cucina è molto particolare. I colori sono importanti nella tua cucina, sì. Ho visto che usi anche erbette, fiori, sì, ormai purtroppo si mangia molto più sull'occhio che prima di tutto e poi sulla bontà. Vabbè, ma qui si è andato sulla sostanza, però devo dire, qui diciamo che la sostanza non l'hai fatta venire meno, perché insomma, è un bel piatto. Beh, c'è il pesce, c'è la verdura, unire la taccola è stato un bel escamotage. Devo dire che sono due piatti, si presentano sulla carta, diciamo così,
subito molto bene, anche quello di Stefano con la passata di pomodoro, e qui diciamo che siamo proprio nel pieno della, no, della cucina caseretta marinara. Bene, queste erano le interpretazioni della tradizione e dell'innovazione. Adesso naturalmente, come sempre, a Cuochi di Bordo noi abbiamo i nostri ospiti con i quali faremo a tavola una disquisizione sugli elementi che sono stati l'asse portante di questa puntata, e quindi insomma dalla cucina passiamo alla tavola. Io vi lascio a sferucciare ancora, c'ho gli ospiti di sotto, noi aspettiamo le vostre preparazioni. Grazie. Buonasera, ben ritrovati o trovati per la prima volta, ritrovati attorno a una tavola, perché chiaramente insomma la tavola e il desk è il momento in cui si chiacchiera, si fanno, no, le giuste considerazioni. Di sopra i cuochi ci stanno dando da fare, perché insomma, abbiamo in divenire insomma, due belle preparazioni, e quindi insomma ci serviamo da bere, giusto così, per vino o acqua? Vino. Facciamo. Allora, intanto cominciamo col vino. Cominciamo con il vino. Allora, Valentino, Alessandro. Gasata naturale. Ma facciamo. Cosa c'hai? Gasata. E le bollicine vanno bene. No, ce la possiamo riportare che. Perfetto. Allora, già l'abbiamo vista la giornata calda. La giornata è caliente. Allora, visto che abbiamo già servito il vino, facciamo un brindisi, un cincin iniziale. Allora, alla buona tavola, alle tradizioni, alla cucina marinara e alla cucina innovativa, sempre insomma con gli elementi di stampo fanese. Di stampo fanese. Viva Fano. Oh, Tristano, rispettando le tradizioni marinare. Marinare, perché le tradizioni marinare sono un po' la nostra storia, giusto Valentino? Abbiamo le radici che affondano lì. La storia, insomma, ce l'abbiamo un po' tutti nel che è vicina alla zona del porto, ma anche i cittadini. Una volta c'era una certa divisione tra porto e città, erano quasi estraniati dalla vita cittadina i portolotti. Adesso i portolotti non ci manca più. Non ci sono più, una razza estinta. Io mi ricordo, ho fatto una tesi di pesca, sulla pesca, sì. C'erano una sessantina, 50-60 pescherecci d'altura, adesso sono rimasti quattro. Allora, questo è un piatto innovativo, è un piatto innovativo. Lo chef ha lavorato. Sì, fantasia. Esatto, qui ci sono canocchie e le canocchie. Sì. Elemento legante tra tutti, l'olio d'oliva. Assolutamente, l'olio d'oliva di alta qualità non può mai mancare. Non può mai mancare. Assolutamente, insomma, anche con il pesce. Io vi invito a fare la prova assaggio. Benissimo, questo li facciamo con logicamente. E qui bisogna andiamo di mano, bisogna sporcarsi le mani. No. Le vongole che abbiamo pescate stamattina in mezzo al mare, quindi freschezza assoluta. In mezzo al mare però non ci sono solo le vongole, ci sono tante altre cose. Si rinvengono tantissime altre cose. Però qui insomma entra un po' in gioco il tuo ruolo, insomma la vicenda dell'Isippo. Certamente. È Non ero nemmeno nato all'epoca. Tu fai in modo che noi un giorno forse potremmo rivederlo, però insomma è stato un elemento trainante da tanti anni, argomento molto discusso, molto amato. Tantissimo. Che accende anche gli animi dei fanesi. Tantissimo, con giudizi contrastanti, a mio avviso quelli che non rispecchiano quello che hanno mia idea, è per mancanza di conoscenza della vicenda e di tutto quello che c'è intorno. Perché una mancanza di consapevolezza ti porta ad un giudizio affrettato che è frutto di un pensiero che non è limitato da una mancanza di elementi, perché sapendo bene tutta quella che è la storia dell'Isippo, tutta quella che è in gioco, tutto ciò che c'è in gioco nel patrimonio artistico nazionale, certo. E tutti i danni che non sono stati provocati dai cosiddetti tombaroli, la distruzione di siti archeologici che avrebbero potuto in un certo modo aiutare a scrivere e riscrivere la storia, certo. Questi sono tutti elementi che forse mancano a delle valutazioni che portano a dei giudizi a mio avviso affrettati, non con cattiveria o con... Beh certo, poi dopo penso che entri in gioco anche un po'... il patriottismo, l'animosità, insomma dopo ci sono tante un po' di cose trasversali, poi
Portolotti, insomma, chiamiamoli così in maniera, sono molto veraci, certo. E quindi a suo tempo, si accalorano. A suo tempo, certo. L'Isipo l'hanno venduto per ogni pescatore, c'ha 800.000 lire. Sembra rispetto al valore della statua, avrebbero, cioè io invito tutti logicamente a chi dovesse rinvenire delle opere d'arte a dichiarare le autorità, perché innanzitutto sì, stanno come Nippon pensa, e strettamente nel caso dell'Isipo avrebbero avuto molto di più rispetto a quello che hanno avuto, e poi hanno comunque subito dei processi, hanno Tristano, ma è una cosa, adesso c'è stata una trasmissione sul canale nazionale che ha riportato un po' in nausea questo argomento, che forse per un po' era caduto un po' nel dimenticatoio. Poi l'ordinanza è uscita qualche giorno dopo. Ecco, quindi insomma, ma è un'abitudine solo nostra italiana di farci del male in questo modo, o anche all'estero? No, esistono dei traffici illeciti enormi che coinvolgono tantissimi paesi. Certo. Tant'è vero che la stessa trasmissione riprendeva quello che è accaduto in Iraq, nel momento in cui è caduto il regime di Saddam Hussein, che c'è stato l'assalto al museo. C'è un giro grosso illecito dietro che coinvolge anche organizzazioni mafiose e tutto quello che c'è intorno. Quindi è importantissimo rispettare quella che è la normativa, perché la normativa sia a livello nazionale che a livello internazionale con le varie convenzioni è molto chiara e va a tutelare due principi. Ne parlavamo prima. Il primo è appunto quello della non distruzione del sito archeologico e quindi della fonte storica, certo, per avere una ricostruzione storica. Il secondo, che dagli anni 70 fino a oggi, ma anche prima, è stato sempre più alimentato, è quello che le opere sono state costruite, sono state create per stare in un posto, in quel posto devono stare. Devono stare, certo. Questo è un principio che si va ad allargare e che va a ricomprendere il cosiddetto soft law, soprattutto con l'UNIDROIT, l'ultima convenzione. Ma di opere d'arte ne hanno pescate tantissime, a parte le anfore... Nelle reti, c'era un commercio di anfore, mi ricordo io, se compravano prima con un bottiglione di cognac. Tre stelle, cioè proprio quello di base, era un terzo di Moretta, con un terzo di Moretta si prendeva anche Moretta. Dopo invece i prezzi sono dopo saliti. È diventato. Senti Alessandro, tu sei un giovane imprenditore, lavori nell'ambito dell'olio, l'olio extravergine d'olivo, un'eccellenza territoriale nostra, noi abbiamo la Reale DOP, insomma, quindi anche però nel tuo settore esistono le frodi, esistono i contrabbandi, gli smeci, questa è una cosa trasversale che dobbiamo, dovete avere a che fare anche voi. Dici bene Lino, in effetti anche in tutti i settori di fatto ci sono frodi, ci sono persone che cercano di aggirare quelle che sono le leggi, quelle che sono le normative, cercare di ottenere un utile più alto, un maggior guadagno, soprattutto sull'olio, che è un bene su cui diciamo c'è un margine piuttosto ampio. E quindi ci sono molte persone che cercano anche di contraffarlo, cercano anche di vendere qualcosa per qualcos'altro. Quindi l'olio dal Marocco, poi che l'olio arriva. Dal Marocco non ne parliamo, quello però è una questione anche vogliamo un po' più grande. Vogliamo iniziare a provare, sì. Valentino, qui siamo più nella tradizione, ti ritrovi un po' di più, un po' meno, qui canocchie con la mollica del pane siamo vongole alla puretta, come il mio panese lascia molto desiderare, però le puras, lo so. Se permetti Lino, finisco lasciando anche sul discorso dell'olio, dicendo che posso faccio io, faccio tutto, presento, servo, non c'è tutto problema. Faccio tutto. La cosa importante, soprattutto sui prodotti alimentari, è che abbiamo questa fortuna, noi che abitiamo in un territorio ancora abbastanza incontaminato e naturale, conoscere anche i produttori. Abbiamo tanti produttori seri che lavorano qui nel Fanese, nell'entroterra fanese, e quindi avvicinarsi anche alle produzioni locali e apprezzare. Valentino, guarda. Eccoli qua. Apprezzare, e degustare i prodotti che sono nostri. Prima di tutto ci deve essere un rapporto di fiducia, perché poi attraverso la fiducia con il produttore si riesce ad arrivare a conoscere prima di tutto la qualità del prodotto, e poi una volta che è stata riconosciuta uno ha ha una consapevolezza, ha un background che gli permette di scegliere il prodotto giusto, il prodotto
di qualità. C'è gente che viene dall'estero per comprare il nostro olio qui. Sì, la mia esperienza, ero nella tua azienda e ho assistito personalmente a una coppia di tedeschi che insomma sono andati da tuo padre, volevano l'appuntamento, perché quindi diventa anche un rapporto fiduciario poi, no? Cioè sì, ci si fida di quello che si mette a tavola. Assolutamente, è un aspetto importantissimo. Poi i turisti apprezzano tanto i nostri prodotti. È anche un modo, infatti mi piace dirlo, per mettere in connessione, ma ti diciamo così, entroterra con il litorale. Anche perché i turisti che principalmente affollano le spiagge di Fano e non solo durante l'estate, di fatto hanno piacere di espandere, no, le loro conoscenze sul territorio, anche spostandosi un po' nell'entroterra e conoscendo i borghi, conoscendo quei paesi medievali e non solo, stupendi, che possono offrire tanto, oltre a una bellezza diciamo artistica e culturale, cucina, anche ecco, la cucina delle tradizioni. Insomma. Valentino, tu di tradizione ne capisci qualcosa, perché insomma con la confraternita del Brodetto voi fate un'opera strenua, siete un baluardo per valorizzare i piatti tipici di pesce, in particolare del Brodetto, e dei vini locali soprattutto da abbinare. È difficile abbinare un vino al Brodetto? Noi abbiamo fatto nel corso di... la confraternita è nata nel 2004. Abbiamo fatto per una decina d'anni dei concorsi per il miglior vino da Brodetto. Loro disquisiscono, noi mangiamo. E hanno partecipato a questo concorso una quindicina di cantine presentando 30-35 tipi di vino. E quindi questo appunto per far conoscere i vini locali. C'è un disciplinare poi del Brodetto, giusto? Esiste proprio quasi un... Sì, no, abbiamo depositato la ricetta in calce allo statuto. E quindi insomma per... Sì, perché abbiamo fatto una ricerca, il Brodetto di Fano come si fa? C'è di tutto di più dopo. Ma quello nelle Marche ci sono, oltre a quello di Fano, San Benedetto, poi Ancona, Civitanova. Civitanova si fa con la zafferanella, poi a San Benedetto con i pomodori verdi. Insomma, ogni città di mare possiamo dire che c'ha la sua. Insomma, e poi e ogni famiglia fa il Brodetto in maniera diversa. Mette il suo, no? C'è chi è che ci mette il prezzemolo, chi ci mette i pomodori. Insomma, ognuno personale. Il Brodetto tradizionale va fatto senza prezzemolo, con concentrato di pomodoro, conserva, aceto. Questo io sposo completamente la linea di Valentino, assolutamente d'accordo, perché quello fatto dai pescatori è qualcosa di sublime. Cristiano, però noi in Italia dobbiamo difenderci non poco dagli attacchi esterofili sul cibo, sugli alimenti, sulle nostre peculiarità. È una bella battaglia che l'Italia, anche proprio molto, a livello normativo, purtroppo abbiamo perso dei grandi treni in Europa, però questo viene tutto più a livello politico, che poi logicamente è di poca presenza, di poca tutela dei nostri prodotti. Un pochettino si sta cercando di fare, però doveva partire dall'origine ed affrontare delle battaglie in modo molto molto più duro, a mio avviso. Certo. Speriamo che... Le normative ci danno una mano o anche lì ci sono dei margini interpretativi che alle volte presentano... Allora, partendo dal principio che la fede assoluta sembra questa globalizzazione attualmente, che non mi vede così d'accordo. Ma non mi vede così d'accordo, perché a globalizzarsi dovrebbero essere i diritti in primis più che le merci. Ecco, esatto. E poi le merci. Certo. Quindi è stata fatta a vantaggio di pochi, a svantaggio di molti. Questo è un trend che sta andando avanti da un pochino troppo tempo. Questo sicuramente. A questo può rientrare anche la tutela di ciò che è originale rispetto a ciò che non lo è. Che non lo è. Per quello che riguarda il cibo, tantissimo. Poi noi, una nazione come l'Italia, che ha un patrimonio immenso da un punto di vista culinario e anche per tutto quello che riguarda vino enologico, certo, e tutto il resto, andrebbe maggiormente tutelata, assolutamente tutelata. Francesi già avevano già pensato già da tempo. Questo discorso, poi c'è un aspetto importante che è quello di una battaglia che si sta ancora combattendo, che è quella sul CETA, che è un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada, che è una questione piuttosto annosa,
che ha visto battagliare in maniera forte diverse associazioni di categoria, anche molto trasversali, perché siamo dalla Coldiretti, che è stata una tra i maggiori fautori, alla CGIL, allo Slow Food, quindi veramente molto molto larga. E ancora la battaglia non è vinta, ma dei passi in avanti sono stati fatti. Questo significa tutelare le nostre produzioni DOP, perché in questo contratto internazionale la maggior parte delle DOP italiane, soprattutto le più piccole, tra cui rientra anche la nostra DOP di Cartaceto, non vengono assolutamente tutelate. Ah. E soprattutto l'importazione di prodotti dal Canada, e poi non solo dal Canada bisogna dire, anche dagli Stati Uniti, perché è una specie di cavallo di Troia il Canada. Ci hanno provato prima con gli Stati Uniti, non ci sono riusciti, e ci hanno provato con il Canada. Loro in un attimo fanno un'azienda in Canada e iniziano, certo, a portarci il cibo. Beh, il famoso TTIP, no? Sì, TTIP. TTIP. Sì, 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 assolutamente. E questo va a favore, sono battaglie che magari sembrano lontane, però in realtà per noi sono fondamentali, perché i produttori nostri di grano, di prodotti, già sono alla, non dico alla fame, ma diciamo così, fanno veramente fatica a sostenersi. Questi accordi sono assolutamente scellerati, fuori da ogni logica, del Made in Italy, come poi tanti, diciamo così, si riempiono la bocca, però le battaglie su cui si gioca tutto sono anche queste. Tipo il TTIP, non si è mai saputo niente, sembra adesso scongiurato come pericolo, però hanno tutti accordi che vengono tenuti segreti. Assolutamente. E quindi dopo... Ma noi parliamo di cittadini e nazioni sovrane. Certo. Nei confronti di accordi, sì, che avrebbero cambiato in modo drastico ed in peggio, per quello che è trapelato, la vita di tutti i giorni, con importazione ed esportazione di prodotti, soprattutto dagli Stati Uniti d'America. Senza dazi. Ma oltre ad essere senza dazi, ma prodotti che fanno male. Sì. Mm-hmm. Prodotti come che vengono venduti per alimentare che cosa? Sempre una stretta cerchia di soggetti che già hanno, a discapito dei piccoli produttori, delle piccole realtà. E quindi questo mi sembra che sia positivo che sia saltato, certo, ma a saltarlo non siamo stati noi, sembra che sia stato Trump in questo, certo, caso. In questo caso, sì. No? Trump l'America. Invece dovremmo essere stati noi a bloccare e soprattutto a rivendicare un diritto di conoscenza di quello che avviene. Certo. Perlomeno creare un contesto in cui il singolo cittadino, la singola associazione pubblica, o l'opinione pubblica si è interessata a una cosa per confermare o non confermarlo. Certo. La partecipazione diretta della nazione e della popolazione è molto importante. Noi con l'ISIPO riusciremo a vedere la luce in fondo al tunnel, ma senza voler anticipare oppure cavalcare l'onda. Lo spero e ne sono convinto che alla fine andremo in una direzione, non so quando. Ecco riusciremo noi a vederlo l'ISIPO a Fano? Dipende, noi speriamo proprio di sì. Speriamo proprio di sì. Innanzitutto, tu mi dici vederlo a Fano, in primis in Italia, perché comunque sia un bene della nazione italiano. E poi sfondi una porta aperta dicendo che è un bene che deve tornare a Fano, perché ne sono un convinto sostenitore, però in questo è da sensibilizzare molto l'amministrazione pubblica, il comune, tanto che cerco di, tutte le volte che ci incontriamo, cerco di sensibilizzare. A mio avviso si sta facendo un pochino poco per fomentare questa attesa del ritorno. Adesso anche, voglio dire, una mano, se così si può dire, volendo semplificare, ve la può dare a livello internazionale, ma certo, anche la pressione pubblica, ma l'opinione, certo, pubblica, ma certo, certo, cioè, certo, questo assolutamente, è una, assolutamente, tanto, sia l'opinione pubblica, anche perché il Ghetti è un trust privato, quindi non parliamo di un ente pubblico, è privato. E logicamente sta perdendo la faccia in tutto questo contesto. Già ha restituito 40 passa opere all'Italia in via diplomatica perché erano state acquisite illecitamente. Questa, a mio avviso, è un'altra acquisizione illecita che c'è stata. È stato un periodo in cui il Ghetti comprava di tutto e di più. E per questo è stato attaccato molte volte, anche dalla stampa americana interna. Quindi sollevare questa questione a livello mediatico è fondamentale, perché aiuta tantissimo quel che rientra. Noi stiamo agendo in via giudiziale. A livello diplomatico, a livello mediatico, potrebbero far sì che arrivi una decisione molto più velocemente rispetto a quello che... Perché purtroppo le lungaggini, perché si sente la pressione, no? Del assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo un museo negli Stati Uniti, a Malibu, che è
vicino a Los Angeles, un posto bellissimo per carità, però c'è questa villa pompeiana costruita appositamente per ospitare opere classiche che sono arrivate lì, non lo so in quale maniera, certo. Certamente la maggior parte sono, vabbè, noi dovranno essere dubbia, quantomeno dubbia, di origine dubbia, dubbia, diciamo, E insomma il cittadino, il privato, sia nelle piccole cose come può essere il brodetto, la tutela di un patrimonio culturale gastronomico per la quale sicuramente la matrice della propria storia ha importanza, può servire anche come volano per un ambito così particolarmente, insomma, complesso e articolato come quello dell'Isibo. Però se non ci fossero le persone come voi che credono nella tradizione, che credono nella matrice del luogo, forse certe cose non si riuscirebbero neanche a fare. Infatti si fa di tutto per valorizzare quelle che sono le particolari tipicità del nostro comune, della nostra città. L'ho detto, ma poi ci sono, insomma, una volta eravamo noi grandi esportatori di cavolfiore. Famosi libri di Tino sul cavolo. Il libro del cavolo. È bellissimo, perché è una realtà quella del cavolo che... Cosa stai leggendo? Ma un libro del cavolo? Sembra un libro del cavolo, in realtà è un libro interessantissimo, con delle ricette. Partivano treni interi da Parma per raggiungere la Germania. Veramente? Sì, ma cosa... Lungo tutta la zona qua c'erano, Rupoli, ma soprattutto Rupoli era uno dei grandi, raccoglieva e poi esportava. Adesso si è un po' perso. Questo fino agli anni 70, fino agli anni 80, vero? Adesso il cavolfiore lo coltivano anche in altre zone, per cui... Tra l'altro il cavolfiore di Fano è stato acquistato come nome. Come se, cioè, non si può più utilizzare il nome cavolfiore di Fano. Non si può. No, è stato acquistato da un'azienda, se non sbaglio, austriaca. Quindi ha preso proprio il brevetto, probabilmente. Certo. Quindi ecco, è un altro grosso, diciamo così, baluardo del nostro territorio che è venuto meno, purtroppo. Devo dire però che si sono veramente sgomitati bene i due cuochi di sopra. Hanno creato questa fusione, commistione. Dobbiamo attorno i complimenti per gli ottimi piatti che hanno preparato. Insomma, lo scorfanello si presta molto, non solo per il brodetto, ma anche per questi piatti. Insomma, è un patrimonio nostro, ce l'abbiamo e dobbiamo valorizzarlo, giusto? Assolutamente. Valentino, questo è un vostro compito, mi raccomando. Loro ci mettono l'olio d'oliva. Noi ci mettiamo le ricette, la tradizione, poi arriva Tristano che tiene tutti zitti, buoni, e si mangia. Che ci mangia. E si mangia adesso. Questa è roba nostra. Assolutamente. Il primo che si muove lo castighiamo. Tra l'altro, credo che a proposito della pesca a Fano e della tradizione marinara, credo che ai tempi di Lucullo fosse stata ampliata la Flaminia proprio per permettere di far arrivare a Roma le sogliole vive, ancora vive, pescate a Fano, le mettevano nelle botti con l'acqua marina. Queste sogliole vive, che le sogliole che abbiamo qui, con la fanghiglia che c'è, che va da Cattolica fino a verso Senigallia, sono uniche. E quindi già al tempo dei Romani, poi Lucullo è famoso assolutamente. Quando si dice Luculiano, un pranzo Luculiano. E quindi venivano fatte, penso che ci siano fonti storiche a riguardo, me ne parlava mio padre di questa cosa qui, però non ho la documentazione. Comunque sia, è l'altarefero. Però è una bella storia. È una bella storia, ma noi sicuramente possiamo avallarla, perché insomma anche oggi al mercato stamattina c'erano delle le sfoglie, come le chiamano? Le sfoglie. Erano veramente belle. Lì lessate una croce d'olio d'oliva, Alessandro. Meraviglioso. Era la morte. E poi abbiamo della tradizione di pescato che è incredibile. Pensiamo al rumbo chiudato, ma anche abbinarlo con quello che viene dal territorio. Tipo abbinamento tartufo bianco pesce, che esiste poco, è stato poco sfondato, anche per cui avrebbe dei costi assurdi, no? Però
potrebbe essere portata avanti un qualcosa del genere, anche lo stesso tartufo con ricette storiche del Rinascimento, come delle no. cose. Si presta, sarebbe si presta bello poter la riattivare. Si deve unire, su, si deve unire. Sì. Se non su altri punti, almeno su, dal punto di vista culinare. Almeno da quel punto di vista. Ma per tanti punti di vista, perché poi dall'unione certo. vengono fuori delle cose più solide. Però insomma il compito anche dei giovani imprenditori che hanno, o dei ragazzi, dei giovani che si vogliono avvicinare come te al mondo agreste, alla campagna, ha questo un po' compito, no? Di rinverdire, rinfrescare un po' gli animi e anche il territorio. Sposate la tradizione in cui Valentino incarna sicuramente il testimonial, e poi dopo se le cose non vanno poi chiamiamo a Tristano e a loro che ci difendono e fanno sì. Grazie per la fiducia. No, assolutamente sì, insomma. E quindi insomma questo è lo scopo anche di questa trasmissione. Cuochi di Bordo vuole dare l'occasione, lo spunto, l'idea per farvi capire quanto di buono, di bello c'ha un territorio e quanto si può fare perché questo territorio venga sempre più valorizzato ed enfatizzato attraverso tante anime, perché noi abbiamo sempre un cuoco e un marinaio che si simpaticamente danno in singolare attenzione, ma poi lo scopo non è questo. Attorno alla tavola abbiamo l'occasione con i nostri ospiti di parlare e di raccontarci quelle che sono le proprie esperienze. Quindi insomma grazie Tristano. È stato un piacere, anche perché sono un grande sostenitore della nostra città di Fano, la amo, continuo ad amarla, la sponsorizzo dappertutto, ovunque vada, ne parlo sempre, secondo me è una delle città più belle in assoluto che ci possono essere, come dimensione, come territorio, come storia, come tutto, sono contentissimo. Da non fanese posso dire che... Come tradizioni culinarie e di tutto, e simpatia delle persone. Io da fanese acquisito sono di Cesena, quindi sono un po' più romagnolo, e quindi insomma però devo dire che mi trovo molto bene. Fanno e dintorni. E dintorni, certo. Quindi in bocca al lupo per il Lisippo. Grazie. Ale, a te il compito naturalmente di portare avanti la nostra tradizione olearia e contadina. Valentino, continuate nella vostra opera meritoria di tramandare ai posteri la nostra tradizione gastronomica. Piatti tipici di pesce. In particolare del Brodetto. Del Brodetto. E dei vini locali da abbinare al Brodetto. E quindi insomma questa è la tradizione. Una bella unione. Un ricamo. Benissimo. Grazie per essere stati con noi. Alle prossime puntate. Grazie Cuochi di Bordo.